Dopo due rinvii di fila, quest'anno si è tenuto finalmente il Connext. Ci sono stati tanti stand, tante iniziative, ma la cosa che ci ha interessato più da vicino è stata la premiazione delle 20 startup su un contest che si è svolto sulla piattaforma Registry da noi sviluppata assieme a Selda. Questa call per startup ha visto quasi 200 aziende iscriversi e partecipare ed è stata forse l'iniziativa di Confindustria che più ha coinvolto questo mondo ancora un po' diffidente verso i sistemi di rappresentanza. Ma la domanda è oggi le start-up, che opportunità hanno in Italia? In che modo Confindustria può essere utile? E in che modo può essere utile fare rete? Questi sono i temi di questa puntata di Insiders. Interessante di questo percorso è sicuramente stato il fatto che, contrariamente a quello che si pensa, il tessuto delle start-up italiane è molto vivo. Poi uno pensa a start-up e inizia a pensare a applicativi, social network, cose digitali molto fatiscenti, cioè oggetti che fanno concorrenza alle start-up della Silicon Valley ben più note. Quello che invece diventa molto interessante è il fatto che le start-up in Italia hanno delle applicazioni pratiche e concrete, ci sono applicazioni di medicina, abbiamo trovato studi su nuovi farmaci, insomma è un mondo delle start-up vivo e arrivando 190, oltre 190 candidature con 20 premiati, anche Confindustria si è aperta a questo mondo. Voglio dare un messaggio di saluto e di incoraggiamento alle start-up che oggettivamente incarnano i valori dell'innovazione e del coraggio tipico di chi fa impresa. Anche Confindustria sta dicendo a questo mondo: guardate che anche questo network può essere la vostra casa, perché poi senza network non si va da nessuna parte, senza fare rete non si va da nessuna parte. Bisogna immaginare di fare qualcosa tutti insieme. La demoralizzazione che c'è, cioè quando nell'esperienza in Silicon Valley era proprio questa idea di avere facilmente a portata di mano la possibilità di avere finanziata un'idea. Non era semplice, però c'era quella sensazione di semplicità che qui non c'è, cioè un atteggiamento molto demolitivo. Poi magari ci sono le stesse opportunità, ma a livello percettivo questa cosa non viene percepita. Il venture capital in Italia è ancora contenuto rispetto ad altri paesi europei, penso alla Spagna, alla Francia, dove gira come dimensione di investimento a 4, 5, 6 volte di più. Il mondo del corporate venture deve assumere anche questo una sua forte rilevanza, perché il mondo delle imprese ha bisogno delle start-up. Eppure ci sono tante realtà, pensiamo alla LUIS, pensiamo ad altri incubatori come quello di Enel X, ma anche incubatori minori, acceleratori e tante altre situazioni. La LUIS è molto attiva da sempre sul campo delle start-up, forse è stata una delle prime realtà in Italia a farlo. Che consiglio si sente di dare ai ragazzi che in questo momento sono in tre fasi diverse, magari hanno solo un'idea, non sanno proprio come approcciare, quindi non sanno proprio da dove partire, quelli che invece magari hanno iniziato a strutturare un'idea, ma gli mancano i fondi, hanno bisogno di un'accelerazione, e quelli che vogliono fare il salto definitivo. Ma naturalmente ai primi, a chi ha semplicemente un'idea, c'è assoluto bisogno poi di renderla un'idea credibile, c'è bisogno di realizzare un business plan, c'è bisogno di realizzare un piano di marketing, c'è bisogno di trasformare un'idea in numeri, appunto per cominciare anche a sfruttare occasioni come questa per presentarla e dargli forza. A chi invece è in una fase più avanzata, naturalmente rivolgersi agli acceleratori. Come LUIS, insieme a Elle Venture, abbiamo questo acceleratore di start-up a Roma, alla stazione Termini, a Via Marsala, che si chiama appunto LUIS Labs. Ci sono circa oggi un'ottantina di start-up, tante idee, ci sono iniziative che entrano, iniziative che escono, appunto delle exit che cominciano poi a veleggiare come imprese autonome. Quello è uno straordinario contenitore, perché lì naturalmente ci sono occasioni vere non solo per accelerare, ma anche per immaginare il second step, appunto la exit, e quindi una seconda fase. Per chi ha superato la fase di accelerazione, naturalmente è importante battere il mercato, capire bene quali sono le opportunità commercialmente parlando, e l'altra cosa, utilizzare tutti gli investor day che possono mettere in condizioni startup che hanno già accelerato di parlare
agli investitori italiani di far comprendere che quella iniziativa, che quella impresa che è ancora in una fase iniziale, però ha tutte le caratteristiche per consolidarsi e per diventare qualcosa di importante. È interessante andare a sentire quella che è la voce di queste start-up, di queste persone che tra virgolette se l'hanno fatta, ci hanno fatta sia perché hanno trovato dei giusti partner, sia perché sono state accelerate, sia perché sono diventate le proprie vere aziende che fatturano. E quindi ascoltare il loro percorso, vedere queste aziende che oggi ricevono un premio, ma non è un premio fine a se stesso, è un premio che racconta un'esperienza. E sicuramente Confindustria può essere riassunta in una parola: connessioni. Per noi startup poter creare relazioni tra di noi, ma anche con le aziende del territorio, è vita. E grazie al registry potremmo sviluppare più rapidamente i nostri rapporti commerciali e accelerare il nostro ingresso nel mercato e la nostra rete di relazioni. Io consiglio a tutte le startup e a tutti gli innovatori che hanno l'idea di costituire una startup di fare rete. La rete è fondamentale per raggiungere i propri obiettivi, perché si deve avere un'idea di impatto, ma senza le relazioni è difficile andare rapidamente al punto. Noi come Fagoterapia Lab siamo una piccola biotech che ha l'ambizione di sviluppare nuovi farmaci personalizzati contro le infezioni antibiotico resistenti. Da startup appena nata, in realtà abbiamo trovato l'opportunità di entrare in contatto anche attraverso registri con ulteriori altre startup giovani come noi, piuttosto che anche in stato più avanzato, piuttosto che con grandi player industriali con cui poter collaborare poi per lo sviluppo della nostra idea. Quindi il consiglio che ci sentiamo di dare è: registratevi anche voi, partecipate e, specialmente in Italia, collegatevi con altre imprese che sicuramente saranno funzionali allo sviluppo delle vostre idee. E se posso dare un consiglio a chi ad oggi ha un'idea e la vuole lanciare, probabilmente quella di concentratevi su validare le vostre ipotesi, non tanto su raccogliere fondi. Credete sempre nei vostri progetti, anche se non sono in linea, se non vengono capiti da molte persone. Mettere a fuoco bene l'idea, di crederci, di iniziare a investire, di coinvolgere quante più persone possibili, perché poi il sogno si realizza soprattutto con un lavoro duro. Lavoro e impegno, questo portano sicuramente a dei risultati. Sono questo tipo di iniziative che portano Confindustria nel prossimo millennio in maniera seria e concreta, perché lavorando su questo tipo di aziende che lavoriamo sulle aziende del futuro.